Il nostro oste Massimo Rossi è pronto a spiegarci una nuova ricetta pronta in tavola, perché con lui facciamo sempre piatti che aiutano a salvare la cena in pochi minuti o il pranzo, dipende da quando vogliamo metterle in pratica. Ciao Massimo, ciao, Ciao Ilaria, benvenuto. grazie, grazie a Allora, vedo già la tua te. tavola pronta con tutti gli ingredienti, come sempre, Sì, sei preciso. una cosa velocissima. Questa sera ti faccio vedere un piatto che mi sono, diciamo così, non inventato, ma adattato, va bene, e sono i salti in bocca alla savinese. Perché? Perché quelli alla romana sono fatti con la fettina di vitello, il prosciutto, la salvia. Io invece ho preso, siccome noi siamo famosi per il maiale, ho una fettina di arista, poi ci metto del capocollo arrosto, che è tipico di Monte San Savino, un pezzo unico, è veramente eccezionale, la foglina di salvia, e ti faccio vedere come in pochi minuti si può preparare un piatto. Ecco, Vado. ricordiamo che sei collegato proprio da Monte San Savino, dal tuo Sì. Si ristorante, così lo prende una fettina sottolineiamo. di arista, si prende una fettina di capocollo arrosto, la salvia, bene, poi basta uno stecchino, bene, si ferma il tutto. Io mi sono avvantaggiato un pochettino, l'ho già preparati, poi basta infarinarli da una parte, appena appena, e si mettono a cuocere, bene, solo da una parte, Senti velocemente. Massimo, olio di Sì. oliva giustamente, E vero? uso sempre un olio di oliva gentile, vale a dire, quell'olio che ha 1 anno o 2 anni, che in partenza era buono, non ha grossi problemi di conservazione, è il più adatto per poter poi cuocere. Tanto per farti vedere, perché poi la carne è tenerissima, bene, in pochi minuti, se no va a finire, poi ti faccio anche troppo alla svelta e poi tu mi brontoli, bene. Facciamo prendere un attimino la temperatura anche dall'altra parte, bene? Proprio un attimo, un attimo, e praticamente il nostro piatto è già cotto. In questo caso ho preparato un. Sei già pronto anche con Sì. Vabbè, l'impiattamento, però così non vale, così non vale. ma l'impiattamento è veramente un po' di verza, dai. Va Verza in cui bene, allora. ho messo un'emulsione fatta con. Aspetta, spingo. Un'emulsione fatta con olio extravergine d'olive, va bene, e lenticchie fermentate, che sono un altro prodotto Facci vedere il DOC che fanno piatto, a facci Monte vedere San il piatto da Savino. vicino, che vogliamo controllare tutti i colori che hai messo nel piatto. Ecco, la carne che hai scelto è l'unica È con cui arista di vedresti maiale. bene questi involtini, oppure si può fare anche con No, altri tipi di lo puoi carne? fare con qualunque carne. L'originale, che è quello romano, viene fatto con la carne di manzo, vedo, e il prosciutto. Ma io, siccome sono a Monte San Savino, mi sono voluto fare qualcosa di più particolare, dedicata al mio comune. Ecco, allora io come sempre sono attenta al tempo perché l'obiettivo di questa piccola rubrica è proprio fornire delle ricette velocissime da preparare, ma anche con un Nel senso che pizzico qua, di quando sfiziosità. Quindi 3 minuti e la carne è mezzo ci è buona, voluto a Massimo Rossi sì. per questo piatto, davvero un record. Vabbè, allora qualche mezzo minuto in più succede, perché 3 fettine l'avevo già infilate, ma è un attimo. Ma quando la carne è buona, va bene, e poi in questo caso è anche tenerissima, basta solamente scottarla un attimino, che si cuoce in un attimo e ti hai tutta la piacevolezza. Poi il prosciutto arrosto trasmette il sapore suo, perché ha un bellissimo sapore, il suo prosciutto, il capocollo arrosto trasmette questo sapore alla carne sottostante, e ti dà veramente una piacevolezza, accompagnata da un po' di verza, ma poi accompagnarla con degli spinaci, con quello che vuoi, anche con delle fritture, con Bene, quello che bene, c'hai in bene. casa. Noi siamo contenti perché questa è un'ottima idea pronta in pochi minuti. Allora sfidiamo i nostri telespettatori a riprodurla così come Massimo Rossi, l'oste Massimo Rossi ce l'ha proposta. Io lo Ok. ringrazio per questo suo collegamento, ricordiamo dal ristorante Belvedere di Monte San Savino. Un buon lavoro, Massimo, e ci ritroviamo la Grazie. prossima settimana con sempre nuove idee. Ti volevo dire solamente,
che questo, a parte un piatto che mi sono creato io, ma è in carta al ristorante, non è che ti presento cose tanto ecco, quindi fare. Lo possiamo gustare anche venendo da te, non solo certo. Cimentandosi con la preparazione. Ecco. Bene, grazie ancora all'oste Massimo Rossi. Noi concludiamo questa puntata di Spunti e Spuntini. Ci ritroviamo domani, sempre a partire dalle 18:30. Un saluto a tutti voi.